Tredicino bagnato, Tredicino fortunato, è uno slogan ormai comune, è partito il tutto, speriamo che arrivi anche il sole, signor Sindaco. Sì, assolutamente. Io, come vedete, insieme al Vice Sindaco siamo alla guida della città. Al Vice Sindaco invece lasciamo l'appello per i giovani. Venite, correte, frequentate questo posto meraviglioso, perché ci sono delle attrattive veramente fantastiche. Però io devo fare una piccola... cioè, mi sono fidato del nostro sindaco perché è stato un grande autista per la città, però qui onestamente ho sulla Ferrari ho un po' di paura. Adesso vediamo, poi vediamo, vi saprò dire. Quindi l'appello non solo per i giovani, ma anche per i genitori che portino i loro figli, per i nonni che portino i nipotini. 67 attrazioni fino al 19 marzo, giorno di San Giuseppe, qui ad Arona. Quest'anno abbiamo una grande attrazione americana che è lo Zipper. Venite a vedere, a provarla. È vero che avete mantenuto i costi dei biglietti come gli scorsi anni? Sempre i costi degli altri anni, già non abbiamo mai cambiati. Ci sono anche delle giornate particolari? Ci sono le giornate delle scuole, poi c'è i disabili e poi abbiamo fatto delle promozioni che scaricate su internet, che saranno un paghi uno, sali in due. E sono per l'8 e il 15 di marzo. Che cosa rappresenta per una par la città di Arona? Comincia per noi la nostra prima svernata e poi alla fine... Rappresenta l'apertura della primavera? Ecco, e poi per noi Arona è il top, prima festa del lago e Arona è una grande città per noi, per il Luna Park soprattutto. Poi si vede dove siamo,